compagni e compagni, amici di serie. Mentre noi crediamo che le regole, in un paese, ripeto, civile e moderno, una grande democrazia, debbano essere scritte assieme o massimamente assieme. E una volta che le regole venivano scritte assieme o massimamente largamente assieme, poi alla fine... Per favore, fate parlare. Pagni, noi abbiamo accolto con grande rispetto gli interventi dei rappresentanti di tutti i partiti. Noi abbiamo molta gratitudine nei confronti del rappresentante del Partito Democratico che è qui. E no, non è possibile, non lo dico, non è possibile applaudire il segretario del vostro partito quando critica il primitivismo e il plebeismo e comportarsi in questa maniera. Vi prego, chiedo a tutti noi di ascoltare questo intervento, naturalmente nel dissenso che noi abbiamo in questo momento nei confronti del leader del PD, ma di ascoltarlo con rispetto. Berlusconi, noi non ci vogliamo più governare in futuro, questo sia chiaro. E allora dico, nella discussione che si sta facendo, ieri è stata approvata in commissione il testo base della legge elettorale, se nelle prossime ore si troverà tra tutti o a larga maggioranza la possibilità di correzioni, io dico anche rispetto al tema della soglia di sbarramento, noi non abbiamo preclusione su questo a lavorarci e magari a considerarlo. Questo lo voglio dire perché così fa un grande partito che vuole fare riforme ma che non vuole scansare il tema di critiche poste anche da coloro che erano con noi nella campagna elettorale scorsa, con cui volevamo, ci auguravamo di andare al governo insieme, con i quali oggi non siamo al governo insieme perché voi siete legittimamente alla sua opposizione, ma con i quali, lo dico nettamente, vogliamo stare insieme in tutte le elezioni amministrative dove sarà possibile tra pochi mesi e in futuro costruire un nuovo centrosinistra che ci veda la prossima volta riprendere la guida e in mano il governo dell'Italia per cambiarla e cambiarla in meglio.